Torniamo a Milano perché nella settimana della moda anche la pelle ha avuto la sua ribalta, un settore del Made in Italy in grande ascesa. Daniela Cuzzolin Oberhosler. La pelle è come un tessuto, leitmotiv, la voglia di stupire per la morbidezza, i colori, la tecnologia, l'unicità. E tutto questo che fa dell'Italia il paese leader del settore. Italia, 18 miliardi di dollari il fatturato, 10 derivano dall'export, il 70% della produzione va all'estero. Il 30% della pelle italiana è utilizzato per i prodotti di lusso e moda. Altra novità è l'accordo con la Camera Nazionale della Moda che rinnova l'impegno a sostenere giovani designer. Come sistema abbiamo il dovere di incentivare i nostri talenti a crescere e l'Italia sta anche attraendo i talenti e la creatività dal resto del mondo perché vengono a produrre in Italia. Uno dei problemi che l'Italia ha, che stiamo cercando in qualche modo di risolvere, è che abbiamo tantissime scuole design di ottimo livello, ma non abbiamo una alla top 5 mondiale. La pelle, che prima della moda anticipa le tendenze. Questa è la stoffa per le collezioni della primavera-estate 2017. Troviamo i colori pastello, che sono forse la parte più nuova di questo 2017, dei pastelli però che racconteremo incrociati ai grigi, ai neri, che diventano grintosi, non sono melensi. Vedremo il pop, quindi esplosione di colore, c'è voglia di pop nell'aria, per poi finire nella parte un po' più dark, che è quella del retrofuturo. La sostenibilità, come per Camera Moda, è un impegno che si sono assunte le aziende per continuare a produrre e a tutela dell'ambiente. Gli stranieri vengono qui a comprare chiedendo quali sono gli elementi caratteristici della sostenibilità. È diventato un must per l'industria italiana.